Io ho firmato evitare la partecipazione ai talk show televisivi. Non ho mai partecipato a un talk show televisivo, ho solamente rilasciato delle interviste giornalistiche televisive. Ripeto, se io adesso esco di qua e questa intervista poi va in onda, non so, io a Ballarò, a Servizio Pubblico, a qualsiasi altro talk show televisivo, che faccio? Vengo espulso perché vado in onda? Io ho fatto la stessa cosa, ho chiesto esattamente questo, di non essere, di non partecipare al talk show televisivo. Le regole non le ho violate, ma poi nella forma, qui non c'è un verbale di questa votazione, poi non c'è la maggioranza. Se i parlamentari, la matematica non è un'opinione, ma qui siamo nell'antimondo e quindi potrebbe essere che la matematica cambi. Allora, se i parlamentari del Movimento 5 Stelle sono 163 e hanno votato la mia espulsione, per ratificarla sul sito del Movimento 5 Stelle, solo 62, vuol dire che 101 non vogliono la mia espulsione, non c'è questa maggioranza per arrivare a questo. In più, lo sa che qual era la vera maggioranza l'altro giorno di questa votazione farsa che è stata fatta indetta da Vito Crimi per espellermi? La vera maggioranza era di 72 parlamentari che erano assenteisti sul lavoro. Mi chiedo, questi, anziché stare a lavorare, dove stavano? Perché non vengono espulsi loro? Solo che non si sa chi sono, non c'è un verbale. Io infatti ho chiesto, addirittura ho preteso la diretta streaming dal mio gruppo parlamentare, l'ho anche annunciata urbi e torbi come sto facendo adesso, e quindi non hanno potuto non darmi. Però che hanno fatto furbescamente? Nel momento in cui io stavo, e l'avete visto anche voi, assolutamente controbattendo alle accuse ingiuriose e diffamanti di quei 62 colleghi, e hanno visto che la ragione alla fine trionfa sempre, che hanno fatto? Hanno prima tagliato l'audio e poi addirittura tagliato anche il video. Quindi e poi oggi, ma è mai possibile che questa votazione di tutta fretta venga indetta sul sito del Movimento 5 Stelle, su beppegrillo.it, alle ore 11.00, con inizio votazione alle 11.00 e con fine votazione dopo sole 6 ore alle ore 17, e gli si vuole dare un po' di preavviso? E poi lì c'è una versione dei fatti che non è vera, ma qui non ci sono delle regole di giustizia. La mia versione dove sta scritta? Sono costretto a fare una conferenza stampa, ma poi mi sembra Italia o Corea del Nord questa?